C'era Christiana F., i ragazzi dello zoo di Dallo zoo a Berlino. Berlino, certo. Un film che era un documentario con attori presi dalla strada. L'unica cosa c'era la colonna sonora di David Bowie. E io mi ricordo che dico: vabbè, lo prendo. E ha fatto una cosa, degli incassi stratosferici. La gente che faceva la scalinata del Carmine pullulava di persone, e un mio ex collega, per come sono tutti ex, andò a Roma litigando ferocemente dal distributore, perché dice: come un film come quello in una sala di 300 posti, se lo facevo io avrei potuto darvi un incasso maggiore. Ma io giocavo sul fatto che va bene, vuoi un incasso, te lo tengo finché viene gente, perché credo di averlo tenuto 20 giorni, 25 giorni. La stessa storia è successa con Gandhi, ma potrei continuare a lungo. A volte è anche il colpo di fortuna che aiuta e soprattutto è dire e ricordare che quello che viene chiamato il cinema d'essai spesso e volentieri è anche il cinema di successo. Certo. Andiamo alla sera dell'apertura. Ipotizziamola, immaginiamola. Serena seduta in prima fila e sarà dura vedere un film, eh? Ma io starò in fondo perché, tra l'altro, in fondo c'è una visione maggiore di tutto l'insieme, no? Per cui starò in fondo. Di una bambina che guardava attraverso lo spioncino della macchina da presa. Quest'amore per il cinema con la mamma che non voleva assolutamente che tu fossi lassù. Come nasce l'amore per il cinema? Beh, diciamo che è stato un percorso guidato dal cinema stesso, dalle immagini che riuscivo a rubare dalla cabina di proiezione, dove io non potevo stare, non avrei potuto stare, perché il cinema modernissimo, insomma, ha sempre avuto una programmazione abbastanza da Adulto, adulto. certo. E diciamo, quindi è stato un po' un percorso all'inizio passivo. Semplicemente dettato dalla curiosità di una bambina che faceva sicuramente un qualche cosa che non doveva fare. E poi piano piano questo però ha creato in me anche una capacità di, diciamo, di vedere le immagini, di percepire le emozioni, che poi è la cosa che ho tuttora, insomma, sento dentro di me, la cosa che mi fa emozionare, la cosa che mi rende molto sensibile diciamo, a quello che io percepisco insomma, dall'esterno.